fresco, gustoso, apprezzato da grandi e piccini. Nessuno può resistere al gelato, soprattutto se è artigianale e di qualità. Il dolce più amato dell'estate è stato celebrato venerdì 23 agosto a Bitonto con l'evento Galà del Gelato. L'iniziativa, ideata dalla Galla Nuovo Fior di Olivi e dal Comune di Bitonto, ha permesso all'intera città di diventare una gelateria a cielo aperto. Ben 14, infatti, sono state le attività del luogo che hanno accolto la sfida. Egemonia, Un Caffè Infinito, Yogurino, Caffetteria Cavour, Bar Stazione, Amado Mio, Bar Popolare, Pasticceria Salierno, Smich, Crema e Cioccolato, Bar Vittoria, Bar Ignomeriello, Bar Coavè e il ristorante Il Patriarca, dove lo chef Emanuele Natalizio ci ha deliziato con le sue creazioni. La novità di quest'anno è stato pensare ad un gelato diverso. Unire il gelato ad un dolce tradizionale che io mi trovo sia a sud che a nord della Puglia, da Altamura a Biceglie. Io l'ho pensato con una farcitura diversa. C'è chi gioca con le varietà delle creme, io ho girato in questo caso con una farcia di gelato completamente diversa. E in questo caso anche la copertura dell'esterno del sospiro cambia con il cioccolato. Abbiamo dal cioccolato bianco con la farcia di mango, al cioccolato al caramello congelato al caffè, cioccolato ai frutti di bosco con ripieno di limone, cioccolato extra fondente al rum congelato al lampone, cioccolato bianco variegato con ripieno al pistacchio e cioccolato al latte con ripieno di gelato alla nocciola. Quindi perché togliersi un sospiro dalla vita quando potremmo avere più sospiri per deliziarsi il palato? Con il ticket del valore di 5 euro che è stato acquistato all'InfoPoint, i golosi partecipanti hanno assaggiato i vari gusti offerti, tra cui quello particolare all'olio extravergine di oliva o una specialità. Un galà che ha attirato l'attenzione di golosi e non solo. Sì, sì, ci abbiamo visto giusto, grazie all'intuizione del sindaco Michele Abaticchio e la mano operativa del GAL. Questo primo galà del gelato posso essere soddisfatto per la buona riuscita, soprattutto per la diversità di avventori, perché oltre alle famiglie bitontine che abbiamo visto in giro ci sono stati molti forestieri. Io stesso ho ospitato anche le delegazioni comunali di Terlizzi, di Giovinazzo, di Grumo. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti per aver fatto un'operazione territoriale di marketing, ma che va a incrementare un po' la rete che il GAL sta costituendo. La nostra scelta è stata quella di rimanere e di far rimanere i nostri operatori commerciali nel loro habitat naturale, le loro gelaterie. Uno show cooking potrebbe essere attrezzato in qualche locale di questo. Noi ipotizziamo tutto, però sicuramente voglio prima vedere la soddisfazione degli esercenti per avere la carica a fare una seconda edizione. Finiamo questa bella edizione del Galà del Gelato e ci prepariamo subito per venerdì prossimo ad ospitare tanta gente per il Galà della Focaccia. Qui siamo alla seconda edizione. L'anno scorso si è sviluppata nella Bitonto Vecchia, quest'anno ci affacceremo anche nella Bitonto Parte Nuova. L'anno scorso potremmo contare più di 5.000 visitatori, quest'anno sicuramente saranno molti di più. La peculiarità qual è? È che facciamo aprire di sera i forni antichi della parte vecchia e quindi la curiosità da parte degli avventori e da parte soprattutto dei tanti forestieri che sentono sempre parlare bene della nostra focaccia, che però si può venire solo la domenica mattina, di affrontare il nostro centro antico proprio per assaporare queste focacce che per l'occasione il GAL e l'amministrazione ha dato la prerogativa di gusti innovativi, abbinandoli, che so, alla cipolla di Acquaviva o a qualche prodotto della nostra terra. Quindi venerdì sarà, posso dire che diventerà il gran galà questa volta, perché ci aspettiamo veramente tanti forestieri e soprattutto perché anche gli esercenti stessi, dopo la prima edizione ben riuscita dell'anno scorso, hanno acquisito credibilità nell'organizzazione di questi eventi che vanno in rete, perché è difficile mettere intorno a un tavolo 15-20 esercenti dello stesso settore. La soddisfazione è quella che noi, ripeto, grazie all'amministrazione, stiamo riuscendo a fare.
Nel corso della serata si è aderito anche all'iniziativa Gelato Sospeso, come l'antica tradizione napoletana legata al caffè, e cioè chiunque ha potuto regalare un sorriso ad un bambino in difficoltà economica, avendo lasciato un'offerta in un vaso trasparente messo a disposizione dalle attività aderenti.